One Podcast. Cosa sono i fumetti digitali? Con Sergio Bonelli, editore. Buongiorno e bentornati al caffettino, sono Mario Moroni e qui oggi davanti alla macchinetta del caffè virtuale, come facciamo tutti i giorni, 7 giorni alla settimana, 365 puntate l'anno, parliamo di innovazione e il sabato è la giornata del caffettino due voci, ovvero quando mi fermo davanti alla macchinetta del caffè con una persona, un esperto che può aiutarci in un tema. Oggi parliamo di fumetti e di digitale, però prima di cominciare ti ricordo che se ti piace il caffettino puoi mettere 5 stelle, attivare la campanellina e mettere segui per non perdere nessuna puntata, come andare sul canale Telegram, Mario Moroni canale. Ma cominciamo subito. Quest'anno il tema di Lucca Comics and Games era together, mettersi insieme, insieme, tutto insieme, e se c'è una cosa che ho imparato quest'anno è estremamente importante mettere insieme cose anche che sembrano distanti tra loro, ma in realtà non lo sono. È così come accade anche al progetto del nostro ospite oggi, perché mette insieme i fumetti e il digitale. Ho la fortuna di avere qui al caffettino Luca Del Savio, redattore capo centrale di Sergio Bonelli Editore. E allora la domanda da cui partire con questa puntata è questa: che cosa sono i fumetti digitali? Beh, i fumetti digitali non sono una novità, nel senso che sono tanti anni che i lettori sono abituati a fruire i fumetti non solo su carta ma anche in digitale. Sono novità per i lettori bonelliani, nel senso che dalla fine dell'anno scorso è debuttata questa piattaforma che si chiama Bonelli Digital Classic e che ospita tantissimi dei nostri personaggi, tantissime delle avventure degli ultimi 80 anni di vita della casa editrice. Quindi abbiamo iniziato con un catalogo già ampio di 360.000 pagine da leggere in abbonamento col giorno 1 e oggi, dopo poco meno di un anno, siamo a oltre 500.000 pagine di fumetti, di avventure da leggere. Wow! Sì, diciamo che non ci si annoia, si può spaziare veramente dappertutto, abbiamo tutti i generi, dal western alla fantascienza, abbiamo tantissimi fumetti classici ma anche più moderni. E presentiamo personaggi da Tex a Zagor, da Mr. No a Nathan Never, fino ad arrivare ai recentissimi Giulia, che è appena debuttato proprio per festeggiare i 25 anni in questi giorni in occasione di Lucca Comics. Una delle cose che mi è piaciuta di questa piattaforma, che chiaramente invito anche gli ascoltatori del caffettino ad andare a sbirciare, è che c'è una sorta di delay di uscita, no? Cioè non ci sono tutti i numeri, perché chiaramente quelli nuovi si possono acquistare fisicamente, no? È così, nel senso che la piattaforma è pensata per portare ancora di più nelle mani di tutti i nostri fumetti, averli sempre in tasca, ma al contempo non vuole calpestare pestare i piedi alle edicole, perché sono comunque il nostro canale principale di diffusione e la carta continua a essere il nostro mezzo preferito per presentare le avventure dei nostri personaggi. Quindi sì, c'è un, per chi si abbona ha una sorta di come dire, all you can read. Ok, quindi ad esempio adesso io vado sulla piattaforma, sul sito, che ricordiamo com'è l'indirizzo? bonellidigitalclassic.com, e mi iscrivo e posso decidere anche se fare un abbonamento mensile oppure annuale? È così, cioè c'è una formula mensile che comunque dà accesso a tutto quello che è disponibile e quella annuale che come al solito è più conveniente, perché una fa una volta per tutte, quindi risparmia qualcosa e anzi secondo me è veramente conveniente, perché la quantità di cose da leggere è talmente enorme. Certo, non è come l'abbonamento della palestra, cioè dove lo faccio l'annuale però poi non ci vado. Questo no. Può anche essere, può succedere, peggio per voi. Senti, un'altra caratteristica che secondo me è interessante è quello di vedere la vignetta singola, no? Cioè se tu, chiaramente, dipende anche qui da che tipologia di lettore sei di fumetti, se vuoi vedere tutta la paginata intera o la singola tavola. Certo, sì, qui abbiamo pensato diciamo a delle modalità di lettura che non fossero esclusivamente quelle tradizionali della tavola intera, anche perché l'applicazione è pensata soprattutto per gli smartphone, ma va benissimo ovviamente con tutti i tablet, anzi meglio ancora, perché così non c'è neanche bisogno di fare particolari trucchi per leggere in maniera naturale la pagina. Però proprio perché spesso io vivo a Milano, tutti i giorni prendo la metropolitana e vedo che la prima cosa che una persona fa quando entra in metro è tirare fuori il telefono. Certo. E cominciare a sfogliare così, quindi diciamo con un dito andare da vignetta a vignetta, abbiamo pensato che fosse un buon modo di fruire i nostri fumetti. È bizzarro per noi che veniamo dalla tradizione della tavola intera eccetera, però ci ricordiamo anche quando i nostri fumetti erano a striscia. Tant'è che qua le modalità sono proprio tre, cioè tavola intera, striscia per striscia o vignetta per vignetta. Ognuno sceglie il modo migliore di fruire i nostri albi.
C'è un target particolare che si comporta in una maniera o un'altra o un'altra? Ci sono delle mode? Perché noi qui al caffettino, in questo podcast, chiaramente andiamo anche a capire come funzionano i personas, come ci si muove, no? Avete fatto dei ragionamenti? Secondo me è molto presto, nel senso che effettivamente questa è una piattaforma che è pensata per durare per sempre, letteralmente. Incrociamo le dita. Esatto, ma è da poco presente alla fin fine sul mercato, cioè i nostri lettori, che sono comunque molto tradizionalisti per certi versi, si stanno avvicinando man mano, e man mano che inseriamo un nuovo personaggio li incuriosiamo di nuovo e dice: oh, finalmente è arrivato Nathan Never, prima non c'era, ora provo. Quindi diciamo, i riscontri che noi abbiamo sono di persone generalmente che dicono sono contento, e spesso diventa come facevo prima a non avercela, che adesso lo uso, scopro un sacco di cose che prima non avrei magari avvicinato, perché anche per questioni di spazio spesso, nel senso che questo appunto sta in una tasca. Pensare alla collezione di Tex, che vanno oltre i 750 numeri. Mamma mia. Noi abbiamo persone che ci scrivono: mia moglie mi sta cacciando di casa perché ho io i fumetti, e così in questo caso. Il garage non ci entra più nessuna macchina, il motorino e bicicletta. È così in effetti. Quindi sì, diciamo che prima di capire anche un po' quali sono realmente le abitudini, quali sono veramente gli aspetti graditi, ci vorrà ancora un po' di tempo. Però per ora, insomma, chi ha preso il vizio è contento. Diciamo che potrebbe essere una cosa che in qualche maniera sostituisce l'altra, direi quasi anche che aiuta il pianeta per mandare la palla in tribuna, cioè dire comunque sia tutti i giorni ti prenderesti il numero di Tex nuovo, chiaro, sei in ritardo di qualche mese, ma in realtà potrebbe essere una bella soluzione per fare una sorta di archivio tuo personale con... Sì. Tutto quello che ti serve e ti piace, perché magari qualche numero non ce l'hai, non è introvabile. È così. No? Oppure sono stati ridisegnati, vedevo, no? Sono stati ritoccati, sistemati, giusto? Sì, beh, diciamo nel corso del tempo, ovviamente le nostre prime edizioni sono davvero molto vecchie. Hanno Tex del 48, festeggia 75 anni quest'anno. E le edizioni quindi che vengono proposte, che sono state utilizzate come base per il materiale presente in Bonelli Digital Classic, spesso sono comunque delle nuove acquisizioni o delle tavole che vengono ripulite in modo da essere perfette, lucide e messe quasi a nuovo, insomma, per questa edizione. E anche il materiale che magari inizialmente non era in queste condizioni, perché l'archivio non era inizialmente pensato anche per questo tipo di utilizzo, viene via via ripulito, sistemato, e in modo da dare sempre una qualità più alta possibile. E di zoomare anche. Sì, ecco, la cosa bellissima per uno che è appassionato di fumetto è poter andare in effetti andare a vedere il dettaglio. La qualità dei file che noi abbiamo caricato è veramente alta, e ci si può godere ogni segno di tutti i maestri che sono alternati nei tanti anni di vita dei nostri personaggi. Perché quello è chiaramente fa la differenza, soprattutto per chi è super esperto di fumetti, magari sa riconoscere il tratto, l'elemento distintivo di un autore o di un altro, insomma, è molto molto interessante. Senti, invece, che cosa ti aspetti anche per i prossimi capitoli, personaggi che entreranno? Nel senso che probabilmente ora siete partiti con i pezzi forti, no? Chiaramente. Ma avete già in prospettiva l'inserimento di qualche nuovo character che ci puoi spoilerare? Sì, facciamo degli spoiler. Dai, va sempre dai, bene. Tenetevi fermi lì, perché adesso il caffettino vi spoilera. Allora, diciamo che intanto, come vi raccontavo prima, è appena arrivata proprio in questi giorni tutto l'intero catalogo di Giulia. Giulia festeggia 25 anni, ha 300 numeri alle spalle, più gli speciali, più gli almanacchi del giallo, insomma trovate già tutto questo. Il prossimo personaggio ad entrare in catalogo è un altro personaggio femminile, che è Lex Weaver, che nasce come costola di Nathan Never, ha avuto una vita molto lunga, più di 100 numeri, più gli speciali, più tutta una serie di iniziative collaterali, e questa, diciamo, la prevediamo per dicembre, quindi comunque abbastanza dietro l'angolo. E poi il colpo da maestro, per così dire, il colpo forte che abbiamo riservato per l'inizio del 2024, invece ci porta veramente nell'attualità, perché sarebbe Dragonero. Quindi stiamo puntando a Dragonero, e proprio per Dragonero, che ha una struttura anche di pagine più libera, più aperta rispetto alla classica gabbia bonelliana, stiamo cambiando qualcosa in app in modo da garantire una lettura che non renda confuse queste pagine così spettacolari, ma che invece le renda al meglio, insomma, per ogni lettore. Insomma, c'è tutto per potersi divertire e passare una bella serata, una bella mattinata, pomeriggio, ovunque voi siate potete vedere tutto. Senti, qualche cosa sul futuro invece di questa tipologia
di piattaforma? Cioè avete in mente anche di aggiungere altri media, magari, non so, una parte musicale, una parte di effetti sonori, un audiolibro, fragmenti di vignette, sto buttando lì. No, guarda, allora, una cosa che volevamo fare che ci piace molto, però abbiamo messo un attimo nel cassetto in attesa di ampliare il catalogo e poi di tornare e lavorare di fino per certi versi, è creare per gli albi che lo consentono una vera e propria sezione extra. Cosa vuol dire? Che andando nella sezione extra mi troverò magari dei dietro le quinte, dei trailer di presentazione animati, delle interviste con gli autori, cioè proprio avere gli extra che si usavano nei DVD, che si usavano nei Blu-ray, eccetera, però pensate albo per albo, ovviamente con un catalogo così ampio è impossibile farlo per ogni albo, però laddove c'è la possibilità di fare questo collegamento multimediale, aggiungere anche questa funzionalità. Bello, bello, ricordiamo il link. BonelliDigitalClassic.com. Vado a iscrivermi. Ciao, bravissima. Grazie mille. Grazie a te. Questo è il caffettino e io sono Mario Moroni, tutti i giorni 7 su 7, 365 puntate l'anno. Parliamo di innovazione, cerchiamo di unire i puntini, together, come in questa puntata post Lucca Comics and Games. Noi ci sentiamo domani, chiaramente per il super riepilogone, e ti ricordo che se ti è piaciuta questa puntata puoi mettere 5 stelle al caffettino o ancora meglio, suggerirlo a un amico o un'amica. A domani e buon weekend!